Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Torre annunziata, vicinanza al cittadino e sicurezza, un arresto e tre denunce, anche sanzioni Green Pass, ancora massima pressione dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata nel comune Oplontino, controlli a tappeto nei rioni ritenuti più sensibili ma anche vicinanza al cittadino compresi di nelle aree commerciali e pattuglie a piedi, preziosa la collaborazione del reggimento Campania, delle aliquote di pronto intervento di Napoli, del nucleo cinofili di Sarno e dei carabinieri elicotteristi, in manetterò Comellone, 68enne del posto, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, sconterà 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio una 29enne del rione ex Daraiver, già nota alle forze dell'ordine, dovranno invece rispondere di furto 2 incensurati di Bosco Reale, di 48 e 25 anni, sorpresi in auto con materiali di idraulica ed elettronica appena rubati in un negozio del centro città. La merce è stata restituita. Non mancano le sanzioni per Green Pass. 3 le persone sorprese a bordo di mezzi pubblici senza la prevista certificazione. 2 i giovani segnalati alla prefettura perché in possesso di droga per uso personale. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.